Buonasera a tutti e benvenuti a In Viaggio nella Storia. Questa manifestazione è stata voluta dal Comitato Fuochi Santa Maria, creata e plasmata con l'ausilio dell'abilità del gruppo storico Rapallo ed è resa possibile grazie al contributo del Comune di Rapallo. Allora, questa sinergia fra questi tre enti ha reso possibile quello che tra poco andrà in scena, nell'intento di valorizzare questo sito così antico. E cosa c'entra questo sito col Comitato Fuochi Santa Maria? Vi ruberò due minuti, cercherò di essere breve. Il Comitato Fuochi Santa Maria nasce nel 2007 a seguito della fusione, dell'unione degli storici quartieri San Tommaso, Piano e Casalino, che negli anni 70-80 davano luogo a un palio pirotecnico di straordinario valore, per l'appunto tecnico, tanto da richiamare gente dal sud Italia a venire a vedere i fuochi della festa dell'Assunta del 15 agosto. Quelli del quartiere San Tommaso, i fuochi del quartiere San Tommaso, partivano proprio in questo terreno antistante i ruderi. È evidente che la legislazione era differente, ma quindi sentiamo questo sito con particolare affetto perché è un modo per farlo rivivere e far rivivere in esso gli sforzi che sono stati compiuti dai massari degli storici quartieri e nella fattispecie, in questo caso specifico, dai massari del quartiere di San Tommaso. Questa iniziativa quindi vuole valorizzare un'area che era chiusa, nella quale in quest'area due anni fa abbiamo avuto una bellissima manifestazione dove è stata dedicata una targa ai massari del quartiere, appunto la potete trovare qui in questo sito, però era chiuso, abbiamo inteso valorizzarlo e di concerto con l'amministrazione comunale quindi si è deciso di procedere in questa direzione. Tanti sono ancora i gioielli nascosti della nostra città che meritano di essere valorizzati e se la manifestazione dovesse riuscire a suscitare l'interesse dell'amministrazione comunale, da parte del Comitato Fuochi c'è la disponibilità a continuare a valorizzare altri siti come questo, analoghi per interesse e ovviamente che siano particolarmente vicini a dove il Comitato Fuochi Santa Maria opera, vale a dire Santa Maria del Campo. Quindi siamo propositivi, guardiamo al futuro con entusiasmo e quindi il Comitato Fuochi nasce per fare fuochi ma poi prosegue, fa anche altre cose, giornate come questa, ma il Comitato Fuochi nell'arco dell'anno organizza anche delle cene che consentono alle persone di stare insieme, di passare una serata in aggregazione, in un clima sicuramente sempre cordiale e di estrema gioia. Il Comitato Fuochi in questi anni ha fatto anche del bene, non ha pensato solo a bruciare dei fuochi d'artificio, ma ha cercato di aiutare anche altre associazioni con una prima lotteria dell'automobile dove, mettendo in palio un'automobile, avevamo raccolto una buona somma per contribuire dal canto nostro al così completamento del pagamento dei lavori di restauro della chiesa, lotteria che è stata ripetuta e il risultato è stato anche superato. In quel caso avevamo aiutato l'ANFAS Onlus Villa Gimelli di Rapallo e il villaggio del ragazzo e l'anno successivo, l'anno scorso, abbiamo deciso di, insieme a tutte le altre realtà parrocchiali, contribuire all'opera conservativa di restauro dell'impianto campanario e l'anno scorso abbiamo iniziato questo nuovo esperimento dove ci siamo lanciati nel fare un pochino di gastronomia e dove l'anno scorso avevamo raccolto qualcosa sempre per l'ANFAS oltre che per i fuochi. Per quest'anno abbiamo un'opera importante in parrocchia
Quindi questo è un po' l'ultimo messaggio che lascio per un comitato che quindi non si limita a fare solo fuochi. Abbiamo un'opera importante che è quella dell'area ludico-sportiva parrocchiale ed anche il comitato fuochi, d'accordo con il nostro parroco che ha partecipato ad una nostra riunione, ci ha fatto molto piacere, ci ha indicato questa come un'esigenza prioritaria e quindi sentendo questo dovere di operare anche sul territorio della frazione, noi che vi avevamo già operato in passato, per quest'anno quindi procederemo in questa direzione. Quindi quando per l'assunta vedrete salire un colpo al cielo, e speriamo che siano veramente tanti, vedrete che ogni colpo nel suo eco porterà una così lode per la Madonna Assunta, perché questo è il nostro compito, e nel suo eco troverà anche spazio un pochino di beneficenza, di solidarietà, e quindi i programmi si annunciano importanti. Seguiteci su tutti i canali di comunicazione, il programma non è ancora uscito, adesso ci concentriamo e ci godiamo questa serata, ma volevo soltanto raccontarvi in due minuti, farvi questo prologo. Siamo in effetti a 45 giorni esatti dalla festa dell'Assunta, che per noi è ciò che spacca in due il nostro calendario, evidentemente l'anno, quindi noi aspettiamo quel momento. Ora poi ci godremo anche le feste di luglio, ovviamente con estremo piacere, e quindi detto questo, un grazie a voi per essere intervenuti così numerosi, perché con la vostra presenza qui dimostrate che quest'opera di sensibilizzazione nei confronti di questi gioielli che abbiamo qui alle nostre spalle vale la pena di essere vissuta, e la vostra presenza qui quindi ci incita ad andare avanti nel continuare a valorizzare questo sito e valorizzarne anche altri. Due parole circa i protagonisti che scenderanno in campo, o meglio che sono già scesi. La parola campo è ovviamente evidentemente nella storia, nel DNA di Santa Maria. Abbiamo, e un grazie va ancora prima che proferisca parola sulla fiducia, solo che per la cartellonistica allestita, alla dottoressa Annarita Canessa, che ci illustrerà al meglio i ruderi. Grazie Annarita. Al suono dell'arpa e voce abbiamo il professor Roberto Salcedo. Al suono del liuto e voce abbiamo Andrea Cantore. Magistralmente orchestrati dalla presidentessa del gruppo storico Rapallo, Giovanna Oliveri. Mi chiamerò poi qui per un saluto ufficiale. Enrico Paglierini alla prosa. Ornella Tropiano e Silvana Celle, voci. Ancora grazie per essere intervenuti, e adesso passo la parola per un saluto alle autorità cittadine e quindi al Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Mentore Campodonico. Buonasera a tutti, con piacere porto il saluto del nostro sindaco Carlo Bagnasco e dell'intera amministrazione comunale di Rapallo, e per esprimere anche un particolare ringraziamento al Comitato Fuochi, a Remo Simonetti, al presidente Mauro Ovidi, a tutti i componenti e al gruppo storico Rapallo, a tutti coloro che nelle varie forme hanno collaborato per la migliore riuscita di questa bellissima iniziativa. Un'iniziativa che, come bene ha evidenziato Remo, mira a valorizzare, a far conoscere queste antiche vestigia che trasudano di storia importante per la nostra città e non solo. E altresì mi preme sottolineare anche quel collegamento con i fuochi, con questa bellissima tradizione tipicamente rapallese, e mai data fu scelta con, fu più felice proprio alla vigilia dell'1, 2, 3 luglio, che sono i 3 giorni più importanti per la nostra città.
con la ricorrenza e le celebrazioni in onore dell'apparizione della Vergine a Montallegro. 462 anni che di generazione in generazione hanno visto i nostri avi e trasmettere queste bellissime tradizioni, un legame, un vincolo alla Vergine di Montallegro e questi fuochi che vogliono essere un tributo particolarmente significativo. Non a caso, 3 anni or sono, il 16 luglio abbiamo intitolato la piazzetta antistante ai massari di San Tommaso, proprio per rendere omaggio al sacrificio, alla dedizione che i massari di San Tommaso, ma tutti i massari di ogni tempo, hanno sempre profuso portando avanti le nostre migliori tradizioni. E un grazie a tutte le associazioni di volontariato che rappresentano veramente il tesoro nascosto di Rapallo. Un grazie di cuore da parte della nostra amministrazione, un grazie che viene da tutta la città per tutto quello che avete fatto, che state facendo e che continuerete a fare. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale. Adesso passo la parola a Giovanni Oliveri, Presidente del Gruppo Storico Rapallo. Buonasera e benvenuti a nome di tutto il gruppo storico di Rapallo. Ringraziamo il Comitato Fuochi Santa Maria per l'invito all'evento in questo splendido luogo. Il nostro gruppo storico è un'associazione storico-culturale senza scopo di lucro, il cui fine è la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni della nostra città. Il nostro interesse parte dallo studio della storia di Rapallo e dei suoi personaggi, della sua vita e della sua società, per poter ricostruire ed evocarne i momenti salienti che ne hanno caratterizzato lo sviluppo e la crescita fino ai giorni nostri. Ci interessa in particolar modo il periodo dell'istituzione del Capitaneato di Rapallo nel 1608, quando da podesteria, dipendente dal Capitaneato di Chiavari, Rapallo diviene essa stessa Capitaneato, ottenendo così una relativa autonomia economica e anche amministrativa. Per poter evocare tempi ed avvenimenti passati, della storia passata, è importante lo studio degli abiti dei diversi periodi storici che di volta in volta rievochiamo. Nella fattispecie oggi riproponiamo degli abiti del periodo medievale, qui inteso come periodo compreso tra il XII e il XIII secolo. Per realizzare i nostri abiti, che produciamo all'interno del gruppo, ci avvaliamo di immagini storiche come dipinti, miniature e affreschi, nonché lo studio di testi e la visione di abiti originali esposti nei musei, che ci permettono di comprendere meglio la consistenza dei tessuti dell'epoca, le cuciture e anche i colori. Questo lavoro non è sempre facile se si cerca di essere filologici, poiché spesso è difficoltoso reperire i tessuti adatti, dei giusti materiali e della giusta pesantezza. Per questo evento abbiamo cercato di ricostruire alcune figure storiche che avremmo potuto incontrare nella Rapallo a cavallo tra il 1100 e il 1200 e che rappresentano diversi aspetti della vita di quel tempo, quali ad esempio quello civile, quello religioso e anche in un certo senso quello militare. Abbiamo delle figure di semplici popolani civili che avrebbero potuto essere tranquillamente artigiani oppure mercanti o magari anche pescatori. I materiali sono semplici, come la lana, il lino e ad esempio la canapa. La foggia degli abiti è costituita da elementi molto semplici anch'essi, poiché non esistevano ovviamente cartamodelli, e dato che spesso l'abito veniva prodotto interamente in casa dalle persone della famiglia, a partire dalla filatura alla tessitura, per realizzarli si usavano semplici forme geometriche, come ad esempio rettangoli, triangoli o quadrati. Gli abiti erano fatti per durare e quindi si faceva attenzione a ribattere con apposite cuciture i bordi del tessuto affinché non si sfilacciasse e durasse più tempo possibile. I tessuti erano spesso grezzi e non tinti, cioè incolori, cioè del colore naturale del materiale stesso, oppure tinti con erbe del posto. Per i benestanti e i nobili la foggia non era molto diversa, diverso era invece il materiale, che era molto più pregiato, cioè come l'aceto, anche la seta a volte intessuta addirittura con fili d'oro. L'abito era il principale segnale per riconoscere il ceto sociale delle persone che componevano la società.
Per tutti era comunque importante la protezione del corpo, che doveva essere il più coperto possibile, le maniche lunghe sia per l'estate che per l'inverno ed il capo sempre coperto, la cuffia oppure infula per gli uomini, che d'inverno potevano indossare anche copricapi di lana, foderati spesso di lino o di seta. Invece i veli per le donne, sciolti sulle spalle per le dame e le signore benestanti, o tipo turbante per le lavoratrici, che così non erano disturbate nelle loro mansioni quotidiane dai veli. Lascio ora la parola ad Anna Rita. Grazie. Verso la rievocazione storica vogliamo dare vita alla nostra memoria storica, illustrando i ruderi del cenobio di San Tommaso del Poggio. Purtroppo poche sono le informazioni che dal lontano 1100 arrivano a noi. Rimangono solo, tangibili e possenti, le pietre che ci raccontano di loro, del tempo passato e delle vicissitudini dei tempi andati. Poche sono le notizie che riguardano la chiesa di San Tommaso a Campo. Si deve fare riferimento agli scritti dello storico Arturo Ferretto, che ha sapientemente illustrato la storia di Rapallo. Da documenti di archivio dichiara che il monastero dovrebbe essere stato costruito nel 1160, data la presenza di un documento di vendita dei terreni dei coniugi Malocello, che era datato il 4 febbraio del 1161, che indica proprio tra i confini la chiesa. Così come risulta anche da una bulla di Papa Paolo Alessandro III, che ha governato tra il 1159 e il 1181, nomina già che la chiesa di San Tommaso di Rapallo e quindi conferma che il periodo è proprio intorno al 1160. Una serie di documenti ci induce a pensare che a dare vita alla chiesa siano state le suore benedettine del monastero di San Tommaso di Genova. In un atto del 1100 risulta che Alda, suora badessa del monastero di San Tommaso di Genova, possedeva a Rapallo alcuni terreni proprio in questa zona. Un seguente atto del pontefice Gregorio IX del 3 febbraio 1230, con il quale prende sotto la sua protezione le suore di San Tommaso di Genova e ne indica tra i beni proprio la chiesa di San Tommaso di Rapallo. Questo pare confermare l'idea che a costruire l'edificio sacro fossero proprio le suore benedettine di Genova. Ulteriore conferma di quanto detto è data da una pergamena del 15 giugno del 1164, che nomina fra le suore di San Tommaso di Genova anche Anna de Albocapite, o Arbocò, originaria di Sant'Andrea di Foggia e che quindi era a conoscenza delle terre di campo. In alcuni documenti del 1200 si nota come il monastero ebbe una priora di nome Anna e anche un cappellano di nome Rubaldo. L'atto più significativo è del marzo del 1247, dove per la prima volta il monastero venne denominato di San Tommaso del Poggio e venne scritto che le suore lo affidavano al rettore Lanfranco per 15 anni, chiedendogli di istruire il popolo, amministrare i sacramenti, avere cura delle terre poste intorno al poggio, nonché dell'orto con la fontana, delle terre di Begano, dei castagneti, dei canneti, di Cassottana e delle terre di Spetario, l'attuale Spotà. Importante documento con il quale in pratica la chiesa di San Tommaso diventa la succursale di Santa Maria del Campo. Purtroppo nel periodo difficile medievale la chiesa ha attraversato le stesse vicissitudini e controverse che ha caratterizzato la storia di parecchi monasteri liguri e nella primavera del 1582 Monsignor Francesco Bosio, vescovo di Novara, in visita apostolica, dopo averla osservata, ha stabilito che nell'oratorio, altre volte chiesa del monastero di San Tommaso di Genova, essendo che da molti anni non fu celebrata messa e non aveva prodotto reddito, si dovesse mettere una croce, si converte in uso profano, si venta e ricavato si impieghi ad arbitrio dell'arcivescovo. La sentenza non è stata però eseguita ed è stata modificata nel novembre del 1597 dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Matteo Rivarola, sempre durante una visita a Santa Maria del Campo, ordina questa volta di distruggere la chiesa di San Tommaso oppure di restaurarla a spese del popolo. Ma la chiesa per mancanza di fondi non viene restaurata, anzi vengono vendute le case canonicali e il ricavato si ingrandisce la parrocchia di Santa Maria, che ha colto pure le due campane del monastero. I campesi hanno iniziato l'opera di demolizione dell'edificio, ma evidentemente si sono fermati dopo aver abbattuto il tetto. A loro va il nostro grazie, perché ci hanno permesso di godere ancora di un barlume di storia. Barlume che vale la pena ricordare con le parole dell'inconfondibile stile di Arturo Ferretto, il quale scrive sul mare per i suoi articoli di reminiscenze patrie. E questo articolo, questa descrizione dei nostri ruderi sapientemente fatti da Arturo Ferretto, ci vengono letti da Enrico. Sino ordito intorno la chiesuola di San Tommaso fu smagliante ed ingemmata di corrusca beltà.
ed un dramma si svolge pure presso quel nome tutelare che custodiva il poggio poetico. I baldi ruderi che sopravvissero al tragico eccidio ne reggiono ancora in un groviglio di edera, di spini, di rovi e di parietarie, in un velario freddo di muffa annosa, in un manto di lunghi capelveneri tremanti e stillanti. Ma quei ruderi non corrosi del tutto dalla ruggine del tempo favelano tuttora di un'esuberanza che più non è, di una gloria volta non del tutto al tramonto. Finestre ad imbuto che vi guardano come occhi sbarrati, in mezzo alla cornice delle cose naturali, entra ancora nelle gaie giornate un raggio di sole che illumina e scalda quel cimitero di idoli infranti. L'abside quasi intatta e la maestosa colonna su cui poggiano due archi minaccianti in rovina, con le bozze di pietra fosca e quadrata, non riescono a distruggere del tutto ogni suggestione di memoria, sicché nell'ora buia di angoscia sono indizi dispersi della storia rapallese, quasi vergognosi, sono voci naufraghe sommerse del tutto nel turbine di oggi. Secolo entrando durante una celebrazione qua a San Tommaso. Sicuramente non avremmo sentito una musica ricca e polifonica, probabilmente avremmo sentito un canto gregoriano, quindi un canto semplice e molto intenso, in genere intonato da un coro maschile, spesso da un solista, cosiddetto canto, o dallo stesso celebrante, con la partecipazione dell'assemblea. Il canto gregoriano è un canto monodico, monofonico, quindi si canta all'unisono, in genere senza accompagnamento per non alterare la struttura del brano. La parola è la parte più importante del canto gregoriano, prende origine dal testo sacro, alla fine sono preghiere messe in musica e si favorisce la meditazione e l'interiorizzazione del canto con quella che viene definita in latino la ruminatio. Non è un elemento spettacolare e ornamentale, ma è una parte integrante della stessa lode. Una parte fondamentale del canto gregoriano è anche la stessa chiesa in cui il canto viene eseguito, perché il riverbero naturale amplifica e amalgama il suono, dà un tono ancora più mistico ed etereo. Visto che purtroppo non esiste più la chiesa di San Tommaso, abbiamo cercato di ricostruire questo effetto in digitale, cercando di darvi l'idea adesso di quello che doveva sentirsi durante la funzione. Dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.
che non sono soldati, bensì monaci armati. Armati perché durante il periodo delle crociate, alcuni monaci benedettini provenienti da Amalfi, da cui appunto deriva la croce presente sulle vesti e sugli scudi, fondarono a Gerusalemme una chiesa ed un ospedale nel quale accogliere e curare i pellegrini di ogni fede che giungevano alla città santa.